Questo sarà un video abbastanza veloce, mi è arrivata, anzi, cioè, l'ho comprata, una nuova cattleya. Guardate che bei fiori che c'ha. Questa qui è la cattleya Specials. Ha dei fiori rosati, tendenti all'arancione e al giallo, ma anche a fucsia. Qui vediamo altre varietà special. Ecco qui. La rimettiamo a posto. Ha tanti pseudobulbi, ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pseudobulbi e 10 più quello fiorito. Mentre di qua c'è l'altra cattleya. Questa è la prima orchidea che ho comprato. Non è la special, la varietà poi ve la dico, adesso mi sfugge. Inoltre ho comprato anche una Tillandsia. Eccola. Vedete che bella. Come ho deciso di curarla, come le altre, vaporizzandole le foglie. Mentre per l'orchidea Cattleya Special la coltiverò in questo modo, la immergerò una volta a settimana, deciso così, perché sinceramente a me questa Cattleya qui l'annaffio poche volte. Questa invece mi sembra, non lo so, ho visto che su altri video che questa viene annaffiata molto, viene tenuta abbastanza umida. Non le dà fastidio il sole, cioè lo vuole tanta luce, non sole diretto, se ce l'ha un'oretta di sole diretto va bene, dopo un'ora credo che va a bruciare, però è un'orchidea da caldo, quasi come la Phalaenopsis e anche da luce. Poi ho deciso di, giusto per vedere l'orchidea più bella, di togliergli queste parti qua, le foglioline, diciamo la pellicina che si forma questa secca in questo modo. Levandola tutta, cioè lasciando soltanto la patina più chiara, questa qui. Vedete? Mentre quella scura la levo, in modo che vedo il verde dell'orchidea, però giustamente per l'orchidea è sempre un trauma essere scoperta da un momento all'altro, quindi la scoprirò dopo. Adesso tolgo solo questa patina più scura e poi la pellicina quella chiara. Parliamo un poco dell'anatomia del fiore. Ha 3 petali, 1, 2, no scusate, mi sono confuso, 1, 2 e 3, e 3 sepali, cioè aspettate, mi sto confondendo, ha 3 sepali, scusatemi, 1 questo, 2 e 3, ha 2 petali, 1 e 2, e la canna centrale, quella che hanno tutte le orchidee, ovvero questa parte qui, nella quale va impollinata, dalla quale va impollinata. Nella Phalaenopsis c'è questo tubicino che è questa parte qui, diciamo, in tutte le orchidee, tranne alcune varietà come ad esempio l'Oberonia sectifera, che è questa orchidea qua che è fiorita, vedete? Ha questi fiori microscopici. Mettiamola a posto. E abbiamo ingrandito il nostro inventario di Cattleya. Una è questa. E due, e questa Cattleya Special. Lavanda la terrò un altro giorno all'interno dell'acqua, come potete vedere. In questo modo ho notato che le foglie si stanno ritornando normali. Prima erano un po' più disidratate, invece adesso guardate quando sono corpose. Quindi ripeto, l'ho messa nell'acqua in modo che le foglie diventano più corpose. Qui invece ho una Phalaenopsis che sta fiorendo. Primo, come si chiama? Primi bocciolini, cioè il primo stelo, scusatemi. Uno sta qua e l'altro stelo si intravede da qui. Queste invece sono radici. Lo stesso per questa che vedete che sta spuntando uno stelo lì. Come riconoscere gli steli dalle radici? Lo stelo punta in su, come potete vedere. La radice punta in giù quando sta nascendo. Invece la Phalaenopsis sul vaso di coccio sta bene.
Idem per la zattera. Adesso però torniamo all'obiettivo di questo video. L'orchidea spe la Cattleya Special, va poi la immerge l'anafero per immersione totalmente in acqua una volta a settimana. La metterò a tanta luce, magari anche con qualche mezz'oretta alternata di sole, sole diretto. Ho deciso di togliere la prima pellicola, lasciando solo l'altra pellicola di tessuto. Vaporizzerò sulle foglie ogni tanto per rinfrescarla, anche se essa vuole il caldo. Questo è tutto. Ciao, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, commentate e iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e vedete gli altri video. Se avete altri amici orchidofili, mandateglielo e condividetelo.